Poi ci vediamo il demodulatore, demodulazione coerente. E se vi state chiedendo, ma non l'abbiamo già fatto? La risposta è sì e no, perché se ricordate bene, quello che abbiamo fatto finora è ricavare l'espressione del ricevitore ottimo, dove per ottimo intendo che risolve un problema di ottimizzazione, e il problema di ottimizzazione affrontato era quello ricevitore a minima probabilità di errore, quindi minimizzare la probabilità di errore. Bene, l'abbiamo ricavato nella ipotesi semplificativa che il trasmettitore trasmettesse un solo simbolo. In quel caso quella era l'espressione del ricevitore. Tuttavia il trasmettitore non trasmette un solo simbolo, ma trasmette una stringa di simboli. In genere trasmette un segnale del tipo somma su k che va da 0 a k-1, dove k grande è il numero di simboli trasmessi, e poi forma d'onda trasmessa all'istante di segnalazione k-esimo, st-kt, che dipende chiaramente dal simbolo corrente, il simbolo a con k, e in generale può dipendere anche dagli altri simboli precedenti, a con k-1, a con k-2, a con k-l. E a questa stringa, questo segnale trasmesso, possiamo dare un nome sintetico di tipo x e chiamarlo x. Ci metto a pedice il vettore a, dove per me il vettore A è tutta la stringa dei simboli trasmessi dal primo istante di segnalazione, quello 0t, nell'intervallo corrispondente all'intervallo di segnalazione 0t, all'ultimo, a con 0, a con 1, a con k-1. Poiché ogni simbolo a con i appartiene all'alfabeto di simbolo A calligrafico, una stringa di k simboli appartiene all'insieme A alla k, dove vi ricordo che la cardinalità dell'insieme A era n. Questo è, nel caso più generale, il segnale trasmesso al modulatore. Di conseguenza il segnale ricevuto è RT uguale segnale trasmesso, e come vedete non ci sta mettendo nulla che riguardi un'eventuale variazione fase, rotazione di fase aleatoria introdotta al canale, perché stiamo parlando di ricevitore coerente, quindi se siamo in banda base non c'è nessuna rotazione di fase, se siamo in banda passante e c'è stata una rotazione di fase aleatoria da parte del canale, bene, quella rotazione è stata perfettamente stimata e compensata, quindi qui non c'è più n di t. Questo è il modello di segnale ricevuto appunto al ricevitore. Scritto in questa maniera, in realtà ha una somiglianza molto forte col modello fatto fino alla volta scorsa, che era segnale ricevuto uguale S di T più rumore. Qui invece di avere un segnale che si chiama S di T, che può essere uno fra m possibili segnali, abbiamo X di T, che è uno fra m alla k possibili segnali. Ok? Ma è sempre lo stesso problema. Quindi il ricevitore ottimo, o meglio, regola di decisione ML coerente, sappiamo già che aspetto ha. A cappuccio uguale arg max. Abbiamo visto che ci sono vari modi per scriverla in termini dei vettori rappresentativi come prodotto scalare, massima correlazione, in termini dei vettori rappresentativi come minima distanza, o in termini direttamente delle forme d'onda, sempre massima correlazione. Argmax fra R e T, in questo caso sto scrivendo la regola nella forma massima correlazione con forme d'onda. R e T meno il segnale trasmesso. Prima avevo scritto RT, SDT, S con I di T. Ora invece di I si chiama A di indice, e invece di S si chiama X, è tutto uguale. Meno l'energia del segnale diviso 2,
ma a questo punto il segnale si chiama x, quindi devo fare l'energia di x diviso 2. Non mi va di mettere appendice x, quindi devo scrivere E di x di A. Vi ricordo che l'energia è anche pari alla norma quadro di x. Mezzi. Ecco la regola ML. Però il massimo viene fatto dove? Su tutti i possibili simboli trasmessi. Fino a ieri potevamo trasmettere un simbolo su M. Adesso possiamo trasmettere una stringa di simboli su un insieme di stringhe che può prendere m alla k possibili conformazioni differenti. Quindi devo massimizzare sull'indice, che a questo punto non è uno scalare con vettore A, che appartiene non all'alfabeto A, perché non è uno scalare, ma appartiene all'alfabeto A alla k. Ed ecco la regola ML. Le regole mappa le potete fare da voi, sono identiche, ci mettete meno le prior. Logaritmo della prior è tutto quello che vi serve. E potete scriverlo nei vari modi che abbiamo visto finora. Sembrerebbe un problema molto semplice, abbiamo solamente sostituito S con I di T, o S con A di T scalare, con X con A di T con A vettore. E basta, non è cambiato nulla. In realtà, questa regola presenta più di un problema. Vi voglio confrontare la regola che abbiamo visto fino a ieri, quando trasmettevamo un solo simbolo. Trasmetto un solo simbolo, quell'unico simbolo è A con 0, fatemelo chiamare A senza il vettore. La forma d'onda trasmessa in quell'istante è S con A, dove S con A può essere una delle varie forme d'onda, che sono S con 1, S con 2, S con M. E la regola era A cappuccio uguale A più max su A appartenendo all'alfabeto di R scalare S con A meno l'energia di S con A. Sono identiche da un punto di vista formale, ma da un punto di vista sostanziale sono piuttosto differenti perché cambia l'insieme di ricerca. Qui è su A, m possibili elementi, qui è su A alla K, m alla K possibili elementi, contiene quel set. Qual è la differenza? Vi faccio un esempio. Supponete che voi prendete 4 bit per volta e a questo associate un simbolo. Questo significa che il simbolo può prendere 16 possibili valori. Di conseguenza m fa 16. Che complessità ha questa regola di decisione? Beh, devo valutare questa statistica decisione per S con 1 attraverso un prodotto scalare, avrà una complessità, chiamatela quel costo di fare quell'operazione, cioè di fare la moltiplicazione scalare, il prodotto scalare fra R ed S con 1 e sottrarci questa energia, potrebbe avere un costo computazionale pari a C. Lo deve fare per S con 1, per S con 2, per S con 3, per S con M. Il costo computazionale globale per calcolare queste m statistiche è m per c, e poi dovete trovare il massimo, per cui dovete fare m-1 confronti, perché dovete confrontare il primo col secondo e vedere chi è più grande, poi il più grande col terzo e vedere chi è più grande, il più grande col quarto e vedere chi è più grande, e così via. Dovete fare m-1 confronti. Alla fine il numero di operazioni da svolgere qui è dell'ordine di m. In particolare state valutando una funzione su m punti. Qui dovete perlomeno valutare questa funzione su m punti. Nel nostro caso m fa 16, dovete calcolare questa funzione, questa statistica, su 16 punti. Supponiamo invece di tornare qui e di ipotizzare che il trasmettitore stia mandando un pacchetto di pochi bit, 400 bit, che non è nulla.
400 bit, siccome ogni 4 bit è un simbolo, sono 100 simboli. Va bene? 100 simboli vuol dire che questa statistica va valutata su quanti punti? 16 per un simbolo, per due simboli 16 per 16, per 100 simboli su 16 alla 100 punti. 16 alla 100 punti, è un numero immenso. Ok? Quant'è? Questo 16 è 2 alla 4, quindi 2 alla 400. 2 alla 400 è roba tipo 2 alla 10 alla 40, ma 2 alla 10 è quasi 1000, quindi è 10 alla 3 alla 40, quindi 10 alla 120, 10 e 120 zeri, e quindi è impossibile. Anche se avete un processore mostruosamente veloce che impiega un millesimo di nanosecondo per fare ogni confronto, quindi per valutare quella statistica in un punto, quindi 10 alla meno 12 secondi per fare un confronto, se moltiplicate 10 alla meno 12 per 10 alla 120, 10 alla 100 secondi, che saranno? 10 alla 70 anni? 10 alla 80 anni? Non ha alcun senso, è impossibile. Come vedete, questo ricevitore non è possibile realizzarlo perché ha una complessità elevatissima. Per definire la complessità, in genere si indica, come avete visto in informatica, la lettera o calligrafico o in corsivo, scusate, che ti dice va, cresce come m, perché qui bisogna valutare questa funzione su m punti e poi bisogna fare m meno 1 confronti, quindi la complessità è dell'ordine di m, quindi questa qui ha complessità o di m, questa regola di decisione. La regola di decisione di sopra invece ha complessità o di m alla k, e quindi è proprio questo il problema di questa regola di decisione ml, che la complessità è esponenziale nel numero di simboli trasmessi. Complessità esponenziale, fine della fiera, non si può fare niente, perché basta che l'esponente è dell'ordine di 10-100 e avete finito, non si può fare nulla. E allora questo potrebbe dirci che la regola di decisione ML non si può fare, quindi neanche la mappa, non è praticabile. Che si fa in questi casi? Beh, intanto scriviamo un po' meglio questa regola di decisione e vediamo se si può semplificare o ammettere qualche altra scrittura. Proseguo nell'altra lavagna. E lì abbiamo parte dal max. Qua. Cioè il prodotto scalare fra R ed X, ma X ha quell'espressione. Quindi il prodotto scalare fra R è una sommatoria. Il prodotto scalare è lineare, quindi il prodotto scalare fra R è una sommatoria e la sommatoria dei prodotti scalari. Abbiamo la norma quadro del segnale trasmesso, ma il segnale trasmesso è una somma e la norma quadro è il prodotto scalare del segnale per se stesso, quindi è un prodotto scalare della sommatoria per una sommatoria. Posso scriverlo sempre come sommatoria di sommatoria. Sommatoria su H sommatoria su K del prodotto scalare fra due segnali, quindi S di T meno H di A con H
A con H-L, che è un segnale, e l'altro segnale è S di T meno KT, A con K, A con K meno L. Chiudi parentesi graffa. Ecco qual è, o meglio, ecco come si può anche scrivere la statistica di decisione. E non ho fatto null'altro che scrivere al posto di x la sua espressione, quindi non ho aggiunto nessuna informazione. È il momento però di fare qualche ipotesi, perché fino ad ora, per come stanno le cose, la complessità è sempre esponenziale, quindi questo ricevitore non può essere realizzato. Cominciamo a fare qualche ipotesi. Abbiamo detto all'inizio del corso delle modulazioni digitali che avremmo analizzato quasi solamente modulazioni senza memoria. E allora vediamo un po' come diventa questa statistica di decisione quando la modulazione è senza memoria. Quindi prima ipotesi, modulazione senza memoria. Vediamo come diventa. Beh, è molto semplice, basta che tolgo la dipendenza da tutti i simboli passati. Ok? E allora diventa ricopio argmax su A. E ripeto, sto semplicemente togliendo gli altri simboli, quindi non c'è bisogno di guardare la lavagna controllando che io aggiungo qualche virgola in più o in meno. È la stessa cosa che avete sul quaderno. Semplicemente che la sommatoria, l'indice qui, invece di andare da K a K meno L, vanno da K a K. C'è un solo segnale. Simbolo, scusate, quello corrente. Quindi somma su K che va da 0 a K meno 1. R di T scalare S di T meno KT A con K. E poi meno un mezzo di 2 del 2 sommatorie, somma su H e somma su K. Del prodotto scalare tra S e T meno HT A con H e S e T meno KT A con K. Ma anche qui le cose non sono cambiate di molto, perché la scrittura è un po' più snella, ma per come stanno le cose comunque devo valutare questa funzione qui in m alla k punti. Chiudi parentesi graffa qui. Bisogna, se vogliamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualche altra ipotesi. La facciamo qui. Vediamo come cambia questa statistica di decisione, come si semplifica. Se io suppongo una particolare struttura dei segnali, se io impongo una particolare struttura ai segnali disponibili al modulatore, la chiamo condizione Nyquist. E vedremo più in là perché si chiama condizione Nyquist. Vedremo infatti che questa previene un'interferenza intersimbolica. E Nyquist è stato famoso per aver studiato le condizioni sotto le quali si ha interferenza intersimbolica. Interferenza intersimbolica vuol dire che quando il segnale viene trasmesso, il simbolo corrente dà fastidio al simbolo precedente e al simbolo successivo. Dà fastidio, intendo fra virgolette. Ha studiato questo problema negli anni primi del Novecento per vedere qual era la massima velocità a cui si potesse trasmettere su una linea telegrafica. Per aumentare la velocità di trasmissione dovete fare impulsi sempre più stretti, ma se voi diminuite l'impulso, come lunghezza, la banda si allarga, ma se la banda diventa troppo grande, diventa più grande della banda del canale, e quindi il canale distorce il segnale, e questo impulsivo, invece di essere x convoluto il canale, che è una delta di Dirac, che è un'uscita sempre x, è x convoluto una h
risposta ai bozzi del canale, che non è più una delta di Dirac perché il canale adesso sta distorcendo, e dunque il segnale ricevuto non è più una fila di impulsini X, ma una fila di impulsini X con moto H. La convolzione allarga l'impulsino, e quindi può succedere che l'impulsino corrente si allarga per effetto del canale e va a invadere gli istanti temporali riservati agli impulsini precedenti e successivi. Quindi si dice che l'impulso corrente dà fastidio al precedente e al successivo, o meglio ancora, gli impulsi precedente e successivo danno fastidio all'impulso corrente, creano interferenza. Interferenza intersimbolica, cioè se il precedente e il successivo interferiscono al corrente. Se questa condizione invece è verificata, non accade questo. Ne parleremo più in là, penso la prossima settimana. Per adesso chiamiamola semplicemente condizione Nyquist. Nyquist condition. E la metto qui, da qualche parte. Essenzialmente dice che la correlazione fra due possibili forme d'onda disponibili al modulatore, vi ricordo che erano S con 1T, S con 2T, S con 3T fino a S con M di T, quindi la correlazione fra la forma d'onda S con I di T e la forma d'onda S con J di T, quindi la correlazione fra S con I e S con J, campionata a multipli di T, fa energia mutua fra i segnali E e J, delta di M. Questa è la condizione Nyquist. Vediamo qui sotto che cosa implica. Che significa che R, che la correlazione fra S con I ed S con J campionata a MT fa una delta di M per energia mutua? Intanto vediamo che aspetto ha questo oggetto. La correlazione è un prodotto scalare tra il primo segnale e il secondo ritardato di M per T. Quindi qui è come se stiamo dicendo S con I di T scalare S con J di T meno MT. Beh, allora è chiaro che se M fa 0, qui abbiamo il prodotto scalare fra S con I ed S con J, quando M fa 0. Ok? E il prodotto scalare fra S con I e S con J si chiama energia mutua. Quindi se M uguale a 0 è il prodotto scalare fra S con I e S con J, ma quella è l'energia mutua fra i due segnali. Potrebbe essere anche la potenza mutua, ma siccome stiamo parlando di segnali di energia, quel prodotto scalare rappresenta la potenza mutua. Quando invece I è diverso da J, è il prodotto scalare fra un segnale e un altro segnale ritardato o anticipato di un multiplo intero di intervalli di simboli. Ok? Vuol dire che il segnale iesimo, quando lo moltiplicate scalarmente col segnale S con J, che però non si trova nello stesso intervallo di segnalazione, ma si trova in un altro intervallo di segnalazione, un T a destra, 2T a destra, 3T a destra, un T a sinistra e così via, il prodotto scalare fa 0, fa 0. Quindi vuol dire che questo segnale e questo qui sono ortogonali. E vedremo che se sono ortogonali non si danno fastidio, fra virgolette. Ma più o meno si dovrebbe capire il perché ho bisogno di fare questa cosa. In fondo state facendo una correlazione fra R e tutti i possibili simboli trasmessi. Lo vediamo adesso.
perché implica una semplificazione. Capito meglio che significa quella condizione, la possiamo applicare immediatamente alla seconda, al secondo pezzo, questo qui, la doppia sommatoria, che è quello che ci dà fastidio perché rende congiunte le cose, la ricerca. Questa qui, se la condizione è questa, è soddisfatta, parte che può essere scritta come, fatemi cancellare altrimenti diventa un po' confusionario, allora. Questo qui, se vedete, è il prodotto scalare tra S di T e A con K e S di T meno K, scusate, questo è S di T meno HT A con H, scalare S di T meno HT meno H meno K T A con K. Infatti meno H, scusate, K meno H qui. Ok? Così meno H più H semplifica, rimane meno KT che è questo secondo. Quindi questo prodotto scalare è semplicemente la correlazione fra il segnale S di A con H e il segnale S di A con K campionato a K meno H T. Ok? Che fa 0 ogni volta che H è diverso da K. Guardate, lo posso anche evitare questo altro passaggio, tanto l'abbiamo scritto prima, forse è un po' più semplice. Questa è la correlazione campionata a H meno K, dovete T, che se la condizione è questa soddisfatta, ogni volta che H è diverso da K fa 0. Questo che vuol dire? Che questa doppia sommatoria su H e su K fa sempre 0 quando H è diverso da K. E allora questa diventa un'unica sommatoria quando H è uguale a K. E allora qui diventa arg max su A appartenente all'alfabeto A alla K di somma su K che va da 0 a K meno 1 prodotto scalare tra R e T e S e T meno KT A con K meno un mezzo sommatoria su K che va da 0 a K meno 1. Beh, quando H è uguale a K, qui abbiamo il prodotto scalare tra S e T meno KT A con K e se stesso S e T meno KT A con K, cioè la norma quadro di questo signore. Ok? Chiudi parentesi graf. Se guardate queste cose, questa espressione, noterete che c'è stata una bella semplificazione. Proviamo a scrivere meglio. Arg max su A. Intanto è un'unica sommatoria, somma su K meno somma su K. Quindi c'è un'unica sommatoria. Sommatoria su K che va da 0 a K meno 1.
qui abbiamo il prodotto scalare tra RT e fatemi utilizzare un'altra notazione, siccome il modulatore può scegliere fra la forma d'onda S con 1, fra la forma d'onda S con 2, fra la forma d'onda S con M, qui quando è simbolo con K fa I, sceglie la forma d'onda S con I. Quando è simbolo con K fa J, sceglie la forma d'onda S con J. Quindi è come se stesse scegliendo la forma d'onda S di A con K. Prima l'avevo messa con punto e virgola e qui i simboli, perché c'era il simbolo corrente e tutti i simboli precedenti. Quindi era molto più complicata. Ma ora che c'è soltanto il simbolo corrente, è il simbolo corrente che detta qual è la forma d'onda. Se il simbolo corrente fa I, sceglie la forma d'onda S con I. Se il simbolo corrente fa J, sceglie la forma d'onda S con J. Allora è come se stesse scegliendo la forma d'onda S di A con K, dove A con K è una variabile aleatoria perché è il simbolo trasmesso, quindi non lo conosciamo. E questo qui è l'energia di quel simbolo. L'energia di quel simbolo, che si chiama simbolo A con K, mezzi. E come vedete, questa è la stessa espressione che abbiamo trovato prima, cioè le settimane scorse, quando si trasmetteva un solo simbolo. Vabbè, anche questo lo era, o anche la precedente lo era. Ma qui si vede chiaramente perché è una somma di tanti termini. K con la 0 è il primo simbolo, K con la 1 è il secondo simbolo, K con la 2 è il terzo simbolo. Perché questo qui, questa espressione qui dovrebbe essere molto più semplice da calcolare che non la precedente, questa qui? Perché se la guardate, io qui sto facendo una massimizzazione di una funzione complicata, ma in realtà molto semplice, perché è una somma di funzioni semplici in cui ogni funzione semplice dipende dal simbolo corrente. Cioè siamo passati da un arg, dal massimizzare una funzione f di x con 1, x con k, va bene? Su tutto x vettore, a massimizzare una funzione sempre su tutto x vettore, ma questa funzione è sommatoria di f di x con 1 più f di x con 2 più f di x con k. Ok? Come si fa a massimizzare questa funzione? Qui devo provare tutti i possibili vettori x. Qui se voglio massimizzare questa somma, cosa dovrei fare? Minimizzare l'energia e massimizzare il prodotto scalare. È una generica funzione f, di cui non so niente. Se voglio massimizzare questa funzione, che è somma di tante sottofunzioni più semplici, come posso rendere massima questa somma? Massimizzando il derivato. Massimizzando il primo, massimizzando il secondo, massimizzando il terzo, massimizzando l'ultimo. C'è bisogno di provare congiuntamente x con 1 e x con 2? Qui sì, perché la funzione dipende sia da x con 1 che da x con 2. Qui no, perché la prima dipende solo da x con 1. Cosa me ne importa degli altri k-1 simboli? Per massimizzare questa, basta massimizzare questa qui e tutte quante le altre singolarmente. Posso fare k massimizzazioni disgiunte invece di una massimizzazione congiunta. Questa la massimizzo su x con 1, tanto non gliene importa nulla di x con 2, x con 3, x con k. Questa la massimizzo solo su x con 2, questa la massimizzo solo su x con 3 e così via. Cioè questo diventa la somma dei massimi fatti stavolta soltanto su I. Che vi devo dire? Mi sembra piuttosto ovvio, ma giusto per essere chiari. Se dovete massimizzare la funzione
su x e su y di x quadro per y, e non potete fare altro che confrontare tutti i possibili valori di x e di y assieme. Se invece state massimizzando la funzione su x e su y, x quadro più y, come la fate a massimizzare? Prendete la x che rende massima x quadro, prendete la y che rende massima y e sommateli. Questo è uguale a max su x di x quadro più max su y di y sul mio insieme di ricerca, che potrebbe essere un insieme complicato. È chiaro? E qui abbiamo esattamente questo, lo vedete? Una massimizzazione di una funzione che dipende, che è una somma di funzioni più semplici, e la funzione più semplice e l'iesimo elemento della sommatoria dipende soltanto dall'iesimo simbolo. E allora questo diventa riduce, o meglio, a questo. Se vuoi sapere chi è il k-esimo simbolo trasmesso, A con K, cappuccio, bisogna fare l'arg max del k-esimo termine della funzione, che si chiama R di T scalare S di T meno K di T qui, che va da 1 a m, perché al k-esimo istante di segnalazione posso aver trasmesso 1 fra k, m possibili simboli, cioè 1 fra m possibili forme d'onda, meno e con i mezzi. E come vedete, questa è esattamente la stessa espressione che avevamo la settimana scorsa. L'unica cosa che cambia è che invece di andare a guardare lo zeresimo intervallo di segnalazione, perché ho mandato un solo simbolo, qui sto decodificando il k-esimo simbolo che si trova nel k-esimo intervallo di segnalazione, allora ho straso tutto quanto nel k-esimo intervallo di segnalazione. Cioè devo andare a guardare R fra kt e k più 1t, perché lì c'è il mio k-esimo simbolo. Quindi abbiamo visto che sotto queste due condizioni, 1 e 2, la regola di decisione diventa, la regola ML coerente diventa quella lì. Chiaramente questa poi la potete scrivere in tutti i modi che preferite, cioè la potete anche scrivere come arg max dei prodotti scalari fatti sui vettori rappresentativi R-S con I meno E con I mezzi, ma qui però dovete mettere il vettore rappresentativo non del segnale R quando avete proiettato nell'intervallo 0T, ma R quando, quindi non R proiettato su S con I di T, ma R proiettato su S con I di T meno KT, quindi questo qui sarà R con K, perché sarà quello relativo all'istante segnalazione k-esimo ottenuto proiettando R non su S con I di T, ma su S con I di T traslato. O se preferite anche a minima distanza, arg max tra R con K meno S con I norma quadro. Ok? I soliti tre modi di poter scrivere quella regola di decisione: con le forme d'onda oppure con i vettori rappresentativi. E con i vettori rappresentativi posso guardare al prodotto scalare oppure alla distanza.
Archimina, professore. Archimina, chiaramente, se devo andare a mia istanza, devo prendere il segnale trasmesso, il vettore che è più vicino al vettore C1. Come vedete, si è passati da una ricerca su insieme a cardinalità M alla K, la cui complessità quindi è O di M alla K, a invece K ricerche, perché questa espressione che vedete qui è la stima del kappesimo simbolo, ma questo lo dovete fare per il primo, per il secondo, per il terzo e per il K grande meno 1 esimo simbolo. Ogni ricerca però lo fate su un insieme molto più piccolo, perché è sull'alfabeto di simbolo, che ha cardinalità A, quindi non dovete fare una ricerca su M alla K, punti, ma K ricerche, perché sono K simboli, ma ognuno su un insieme molto più piccolo, a cardinalità M. Complessità O di Km. Nell'esempio di prima, che era trasmetto, utilizzo una modulazione e maglia con M uguale 16, perché prendo un bit, 4 bit in ingresso al modulatore, quindi posso trasmettere 16 possibili forme d'onda, con un pacchetto di simboli lungo 100, siamo passati da 16 alla 100, punti su cui valutare la funzione, a 16%, 1600. 1600 punti si valutano in pochi millisecondi. Ok? La complessità è passata dall'esponenziale nella lunghezza del pacchetto di simboli da trasmettere al lineare nella lunghezza del pacchetto di simboli da trasmettere. Questo non è fattibile, questo è molto semplice. 2. Un caso molto semplice in cui la condizione Nyquist è soddisfatta, e ve la dico a voce in maniera molto informale, la condizione Nyquist diceva che un segnale e una S con I e un altro segnale S con J traslato a destra o a sinistra di multipli di intervallo di simbolo non si danno fastidio, tra virgolette, cioè il fronto scala è fra 0. Beh, un caso ovvio nel quale accade questo è quando ogni simbolo è ristretto a stare nell'intervallo di simbolo KT, K più T. Cioè, se S con I di T è uguale a 0 per ogni T che non appartiene all'intervallo 0T, insomma, sto dicendo che le varie forme d'onda disponibili al modulatore sono magari questa da 0T, quest'altra e tutte le possibili, ma sono tutte quante ristrette, costrette ad avere supporto nell'intervallo 0T. Ok? Se ogni forma d'onda che ha il modulatore è forzata ad avere supporto in 0T, questa potrebbe essere la terza forma d'onda, questa potrebbe essere la quarta, qui ce ne sono altre e qui ce ne sono altre, per tutte le M forme d'onda da su, comunque sono tutte quante ristrette ad avere supporto all'intervallo 0T, e allora la condizione Nyquist è automaticamente soddisfatta, perché quando prendete un segnale che sta in 0T e lo moltiplicate scalarmente per un altro, shiftato a destra o a sinistra di multipli di T, quando fate il prodotto per queste due funzioni fa 0. E l'integrale fa 0. Quindi è chiaro che i simboli, fra virgolette, non si danno fastidio quando ogni simbolo è portato da una forma d'onda che è limitata all'intervallo 0T.
quando faccio il prodotto scalare S con I di T ed S con J di T meno K di T, devo prendere questo, lo devo traslare a destra di K a T, lo moltiplico per quello e lo fa 0. Poi lo integro perché devo fare il prodotto scalare, ma l'integrale di 0 fa 0, quindi è chiaro che non si danno fastidio quando sono tutti limitati a quell'intervallo. È un caso molto semplice in cui la condizione di questa è automaticamente soddisfatta. E prima di fermarci un attimo per la pausa, vi faccio il disegno dello schema blocchi che rappresenta il ricevitore coerente ML. Che la cosa migliore che potete fare, se per migliore intendete la minima probabilità di errore, quando i simboli trasmessi sono i più probabili, quindi non servono le prior, e la modulazione è senza memoria con forme d'onda che soddisfano la condizione Nyquist. Se vi ricordate c'erano tanti schemi, vi faccio vedere soltanto quello ML, senza, quindi vuol dire anche il bias dato dal prior simboli trasmessi, quindi senza le probabilità a priori. Se volete la regola MAP ci aggiungete anche meno log probabilità a priori. E di questi c'erano tanti schemi a minima distanza, a massima correlazione, fatti con le forme d'onda disponibili, scusate, fatti con i segnali, con i vettori rappresentativi, oppure fatti direttamente con le forme d'onda. E in banda bassa oppure in banda passante. Qui c'era perlomeno 3 e 3, 6 schemi, 3 in banda bassa e 3 in banda passante. Per la regola ML, per la regola MAP altri 6, qui siamo a 12 possibili schemi. Ne faccio solo 2, gli altri li potete ricavare, sono tutti identici a quelli che abbiamo fatto prima. Bisogna soltanto ricordarsi di andare a cambiare una cosa. Ad esempio, se parlassimo di modulazione in banda passante, allora lo schema sarebbe, se io andassi a lavorare direttamente con le forme d'onda, allora lo schema ricevitore sarebbe questo. RT lo converto in banda base, e non fatemi fare ramo in fase e ramo in quadratura, scrivo direttamente in termini esponenziale complesso, elevato a meno 2π i FCT, filtro passo a basso, e qui abbiamo l'equivalente passo a basso. Poi questo qui devo, che cosa devo farci? Eccolo lì, ho detto che sto lavorando con le forme d'onda, quindi lavoro qui. Devo calcolare il prodotto scalare tra R e ST meno KT. Sto in banda base, allora fra R ed S con I in banda base di T meno KT. Come si valuta quel prodotto scalare? L'abbiamo detto, con i filtri adattati. Se però campiono in 0, io sto campionando, ottengo R scalare S con T, che non voglio. Io voglio invece R scalare S con T meno S con I di T meno KT. Ebbene, allora invece di campionare a 0, campiono a KT. Questa è l'unica differenza. Quindi faccio il prodotto scalare con il primo segnale, passo a basso, quindi S con 1 equivalente passo a basso coniugato di meno T, con 2, con 3 e con tutti quanti gli M possibili segnali, S con M equivalente passo a basso meno T coniugato, perché per fare il filtro adattato vi ricordo bisogna ribaltarlo e coniugarlo, e poi campiono, e qui è l'unica differenza, all'istante T uguale K a T, perché voglio il caffesimo simbolo. Se campiono all'istante T uguale a 0, demodulerò il simbolo 0, cioè sempre lo stesso. Invece quando il tempo passa io voglio sempre il simbolo corrente. Campiono T uguale K a T, e quindi in questa maniera avrò fatto quel prodotto scalare. Ci devo sottrarre l'energia del primo, e con 1 mezzi, ci devo sottrarre l'energia del secondo, del terzo e dell'ultimo, e con M mezzi. E poi di questi devo prendere il massimo.
Il massimo mi dà una stima del simbolo corrente A con K trasmesso. Ok? Questo è lo schema che rappresenta la regola di decisione ML quando ho a che fare con segnali di bassa banda e voglio lavorare con le forme d'onda. Quindi faccio il prodotto scalare con le forme d'onda. È lo stesso schema che vi ho visto la settimana scorsa, se lo guardate. Cambiano solo due cose. Qui ci sta il campionamento a KT invece che a 0. E qui esce fuori A con K invece che A con 0, perché prima trasmettevamo un solo simbolo, ora ne trasmettiamo una stringa, e quindi quella è la stima del kesimo simbolo. Come vedete, invece di fare una ricerca congiunta su m alla k possibili simboli, sto facendo k ricerche disgiunte. Sto facendo quello che si chiama una demodulazione simbolo a simbolo. Ve ne faccio un altro, ma vi potete inventare, potete elencare tutti quanti gli schemi che volete. Qui ho guardato le forme d'onda. Se guardassi questo qui con i vettori rappresentativi e andassi invece che a massima correlazione vado a minima istanza, quindi guardo questa regola qui e la lascio qui sotto per vedere cosa dovrei fare, e invece di avere a che fare una modulazione in banda passante ho a che fare con una modulazione in banda base, allora dovrei fare RIT. Devo proiettarlo sullo spazio dei segnali. Come si fa a proiettare RIT sullo spazio dei segnali? Si prendono le Q forme d'onda di base e si fanno le proiezioni su quelli Q forme d'onda di base. Come si fanno le proiezioni? Filtro adattato. Non abbiamo a che fare con le equivalenti passo a basso, e quindi non sono segnali complessi, ma sono segnali reali, e dunque basta il solo ribaltamento, non serve il coniugato. Si con 1 con Q. Poi lo campiono, ma quando lo campiono? All'istante KT, perché vogliamo andare a vedere la proiezione di R nel kesimo intervallo di segnalazione. Quindi devo proiettarlo su S di T meno KT, quindi su S di T ritardato a KT. Ma se S di T si può esprimere come combinazione lineare delle forme d'onda di base psi, S ritardato si può scrivere come combinazione lineare delle forme d'onda ritardate. E qui se voglio la proiezione a KT, basta il campione a KT. Questa è la prima proiezione relativa all'istante K, di segnalazione K. Questa sarà l'ultima proiezione, R con Q, relativa all'istante di segnalazione K. Li metto in un unico vettore. E ottengo R vettore relativo al kesimo intervallo di segnalazione R con K. A questo punto devo andare a minima distanza, e quindi confronto R con K con S con 1, S con 2, S con M, e prendo quello che ha valore minimo in norma quadro. Quindi ingresso meno S con 1 vettore, o anche in norma, cioè il quadrato non è che serve molto. Soltanto che se ci mette il quadrato deve fare la somma dei quadrati, se non ci mette il quadrato deve fare la somma dei quadrati sotto radici, quindi un'operazione in più. L'ingresso, quindi R con K, meno S con M, norma quadro. E di questi dovete prendere quello più piccolo. Perché andiamo a minima distanza. Questa è una stima del kesimo simbolo trasmesso.